Siamo al Sabato Santo, che è giorno di silenzio e di attesa. È il giorno, possiamo dire, di Maria, la Madre di Gesù. Il silenzio del Sabato Santo è il momento prezioso della gestazione. È il momento delicato della nuova nascita, del fiorire della vita, della preparazione all'incontro. Chi meglio di una madre conosce e vive il momento della gestazione? Maria, la madre di Gesù, è la donna del Sabato Santo. È colei che ci può introdurre nell'impenetrabile silenzio, gravido di vita, di questo giorno santo, in cui morte e vita si affrontano in un misterioso duello. Sostiamo anche noi davanti a quel sepolcro, non come le guardie per controllare, per osservare, ma come veri discepoli in attesa della luce pasquale del risorto. Mettiamo in quel sepolcro tutto quello che nella nostra vita sa di morte e ci mortifica. Mettiamo lì, dentro, in quel sepolcro, le nostre pene, le nostre sofferenze, i nostri peccati, i nostri dubbi, le nostre paure. Mettiamo tutto in quel sepolcro, perché Gesù possa ridare vita alle nostre morti e risollevare il nostro sguardo al cielo, possa infonderci di nuovo speranza. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, ce l'aveva ricordato Gesù nel suo Vangelo. La terra, vedete, non sempre e non solo consuma, la terra anche trasforma. La vita non è tolta, ci insegna la Scrittura, ma trasformata, e ci è ridonata in benedizione perché possa diventare benedizione per tutti. Oggi, se mi permetti, abbraccia il silenzio, ascolta il silenzio, lascia parlare il silenzio. Solo così, il mattino di Pasqua, potrai cantare davvero e con gioia il tuo Alleluia. Il tempo della gestazione, lo sappiamo, è il più delicato e forse sembra a noi il più improduttivo. Chiede pazienza, attenzione, vigilanza, chiede tanto amore e tanta speranza, ma apre alla vita, ti ridona il tempo vissuto nell'attesa improduttiva con il centuplo della gioia e della pace. Se ascoltiamo il silenzio, se entriamo in questo silenzio del Sabato Santo, non stiamo perdendo tempo. Stiamo solo dando al Signore tutto il tempo perché possa farci rinascere a vita nuova. E noi lo vogliamo, insieme con Maria. Buon Sabato Santo.